Ciao a tutti, Giovanni Villa Petrobelli, 1650. Marianna giustamente ha inquadrato The Bad Weather, un tempo molto instabile, molto incerto oggi, e quindi abbiamo dovuto organizzare, pianificare l'ultimo momento, last minute, e il matrimonio civile che si svolge qui da noi Villa Petrobelli, sempre in forma simbolica, non ufficiale, all'interno della villa, il famoso piano B. Il tempo incerto e brutto, piove proprio in quel momento, la mezz'oretta della nuvoletta di Fantozzi, piano B dentro in sala. Andiamo a vedere, a dopo. Trovare le parole giuste per dedicarti questa lettera. Già mi hai emozionata chiedendomi di farti da testimone, per avermi vicino in un giorno così speciale. Sai che sono timida e non sono abituata a parlare davanti a tante persone, comunque ci provo. Nel giorno del tuo matrimonio voglio farti quindi è un grande onore per me oggi dichiararvi marito e moglie. Puoi baciare la sposa. Siamo pronti per l'uscita di Graziano ed Elena, gli sposi di oggi, Villa Petrobelli 1650, sottofondo musicale per l'uscita, ripeto, degli sposi, piano B, non ha piovuto, è incerto, purtroppo la situazione è molto instabile e vi posso garantire, fidatevi delle mie parole, il piano B è sempre comunque molto apprezzato, perché è un piano B poco considerato. I ragazzi da un anno, pensate, volevano sposarsi nel parco dietro, mezzo al verde, al sole, però l'incertezza ha fatto sì che il rito sia stato molto raccolto, contenuto, molto partecipato, molto, molto bello, molto sentito. Adesso escono e avete visto, vediamo delle immagini anche dell'interno, e auguri, figli maschi, e viva, viva l'amore. Villa Petrobelli, 1650. Oramai signorinale. Elena Pighelan in Nale e Graziano. Che Graziano, sì. Punto. Graziano, perché ormai ha preso tutto. Ha preso tutto. Tutto lei. Come va? Come è andata? Sì, siete stati contenti del piano B che vi ha scompaginato il progetto dopo bene, un anno di sì, tempo? Dai, che è bene anche per te, così ogni tanto lo provi. Esatto. È sempre qua, se no. Sì. Però pensavate da qualche tanto tempo da fuori, nel retro, invece avevamo sempre messo in preventivo che poteva, che poi alla fine vedi a retto, ma chi però poteva sapere. Il bello di una villa del genere, però se posso, è proprio che ha piano A valido e piano B ancora più valido, sì. Quindi poi rende molto anche dentro, no? Cioè, ha ambienti molto belli sia al coperto per la cena e anche per la cerimonia. Speriamo che l'atmosfera sia stata partecipata, sentita, insomma, raccolti così al chiuso. Ho visto anche gli ospiti belli, emozionati. Sì. Mi sono già rinfrescato. Mi raccomando adesso nutrirsi e idratarsi molto. Prosecco, acqua, prosecco e quant'altro, idratarsi prosecco. Esatto. Bene, viva. Grazie ancora. Villa Petrobelli 1650, tolgo il disturbo, ecco la accoppiata di oggi. Io sono Anna, da Terra in Cielo, e la mia amica Daria, miele di Olivia. Buongiorno. Abbiamo preparato oggi questo allestimento per Elena e Graziano, e
Era prevista una cerimonia civile all'esterno, all'aperto, ma il cattivo tempo non ci ha aiutati, quindi in previsione di pioggia abbiamo riallestito tutto, riadattato dentro alla villa. Era da raccontare un pochino cosa abbiamo combinato, quindi nonostante gli sposi fossero un po' perplessi e tristi per le previsioni del tempo, li abbiamo resi felici lo stesso con un riadattamento della cerimonia. E il bello di questa villa, come abbiamo detto anche con gli sposi, è proprio che nonostante le previsioni possano non essere delle migliori, abbiamo la possibilità di riadattare tutto quanto al coperto e di dare una resa molto emozionante anche al di là delle aspettative. Una cosa, siamo colleghi, siamo entrambi architetti, è che io vado sul tetto, ho i pantaloncini corti, taglio l'erba, sono sempre molto sporco, brutto e cattivo. Io vado a pescare fiori. Invece lei è molto più graziosa, molto più fine, e quindi ci siamo pur da architetti un po' adattati a delle nuove, altre professionalità. Abbiamo seguito il cuore. E quindi Anna, che è spesso qui presente, noi la segnaliamo spesso come fiorista, come allestitrice, come non plus ultra, vi dice anche due parole, tipo tesi di laurea, due ore, adesso fai un sermoncino di due ore su questa tua idea progettuale, posso dirlo anch'io, che sottende all'organizzazione, alla pianificazione, il planning, l'urbanizzazione di un matrimonio. A lei. No. Allora, la cosa bella è proprio che dietro ad ogni allestimento c'è un vero e proprio progetto, quindi si va a cercare di capire un po' il gusto degli sposi, si cerca di interpretare la loro personalità per poi tradurre tutto questo in un allestimento floreale. Nel caso di Elena e Graziano abbiamo individuato insieme alla wedding planner Daria la palette di colori che li rappresentava di più, cercando di individuare anche lo stile di arte floreale che rispecchiasse al meglio il loro carattere. Siamo rimasti quindi su uno stile molto naturale, molto spontaneo, leggermente rustico, ma con una base di romanticismo, una base di dolcezza che doveva essere tradotta appunto grazie ai fiori. La cerimonia è stata caratterizzata da questa struttura. Ovviamente doveva essere posta all'aperto, ma l'abbiamo riadattata all'interno. E il bello è che un tipo di struttura del genere permette di riadattarsi proprio all'ambiente, perché viene costruita direttamente sul posto. Quindi non viene costruita interamente da casa, in laboratorio, ma viene proprio costruita qui. Quindi siamo un po' sempre di disturbo ad Alice e Giovanni, perché sporchiamo tutto, invadiamo proprio tutti gli spazi con secchi, verde, fiori, rami, strutture, scatoloni e tutto quello che può essere di meno appetibile all'occhio, per poi far sparire tutto in pochi secondi e lasciare spazio all'allestimento finale. Dopo il saluto di Graziano ed Elena, gli sposi di oggi, fine agosto, Villa Petrobelli 1650, e abbiamo visto, è apparso un attimino mia moglie, la contessa Petrobelli, apriti cielo, e poi la wedding planner di oggi, la nostra amica Daria, che è qui diverse volte, a maggior ragione vi è più anche, è qui molto spesso volentieri, e tra terra e cielo l'architetto fiorista Anna, che ha fatto un po' una sua dissertazione architettonica progettuale di questa giornata, di questa preparazione, di questo matrimonio, di questo rito civile simbolico qui di Villa Petrobelli. Doveva essere, i ragazzi lo avevano pensato, progettato, immaginato per tanto tempo fuori nel parco, nel verde, nel pratone, ma il tempo oggi è stato molto purtroppo incerto, non ha ancora piovuto. Speriamo che non piova, e quindi Anna vi ha spiegato un po' come ha riadattato un po' la situazione e la preparazione all'interno, e quindi seguiteci nei nostri canali social, parlo in modo YouTube e Instagram, in questa freccettina, in questa posizione qui attorno al video, lo schermo, e anche perché cerchiamo, speriamo di
riuscire a darvi altre informazioni, altri input sulla preparazione, sull'organizzazione, sui fiori, sulla musica e tutto quello che ruota attorno al pianeta matrimonio, Wedding Planet. Mi sono inventato adesso questa terminologia, Wedding World Planet, nel senso che ci sono un po' di cosucce da fare e noi cerchiamo di aiutarvi e con queste informazioni, con questi video, con queste pillole di vario genere. Seguiteci, ciao a tutti, grazie, Villa Petrobelle 1650, seguiteci nei nostri canali social, dicono, Instagram e YouTube in particolar modo, e iscrivetevi, like qui attorno, da qualche parte compare qualcosina, non sono molto tecnologico, mi dicono di... Loro sanno. Ok, qua attorno. Ciao a tutti, procediamo con l'idratazione e beviamo e mangiamo qualcosa con gli sposi e ci divertiamo e festeggiamo con loro. Ciao a tutti, ciao 1650, ciao.